Ho imparato a, osservando le cose, a prenderle dal filo giusto. Quindi, quando una cosa mi interessava, o una cosa che vivevo anche, perché non esiste solo il mondo, esiste il mondo che interagisce con te, no? Le tue esperienze, le tue storie, i tuoi incontri. Allora, quei capi iniziali, poi, entravano in me anche i capi iniziali. E li formavo, il processo di scrittura è quasi sempre, ha preso quasi sempre il 10% nella fase creativa. Riuscivo come dire, a stoccare nelle aree mentali che ho, le immagini che mi colpivano fino al finale. Quando poi le cose, come una specie di partitura, erano pronte. Ecco, lì iniziava la fase che qua posso dire sì, mi divertivo a creare, a cucirle, a legare un oggetto, poi diventano veri e propri oggetti con quello dopo e quello dopo e si legava fino al finale che veniva quasi naturale. Come qualcun altro ha detto prima di me, credo fossero gli surrealisti, cioè io alla fine per certe poesie di cui oggi sento grandemente la nostalgia perché non so a ricrearle come. Quando io mi rileggo, quando io rileggo cose mie di 20 anni fa, certe volte è passato talmente tanto tempo che io le vedo come scritte da un altro. E certe volte quasi invidiando, poi per fortuna poi non mi invidio perché leggo alla fine c'è il mio nome, cioè sono mie quelle cose che mi piace aver scritto. E ovviamente più si accumula materiale che hai scritto che ti piace, è più è difficile crearne di nuovo perché purtroppo, per ritornare a quello che ho detto, ricordo tutto quello che ho scritto e odio ripetermi e quindi per creare ecco, una cosa è probabile che i primi 5 anni io abbia scritto una massa di una scrittura che è tutto l'immaginario che si era concentrato in me fino a quel momento della vita e invece gli ultimi tempi, essendo poi più smaliziato, sapendo alla fine la tecnica prevale sulla cosa che odio, infatti io tendo sempre a non essere troppo tecnico, cioè a farmi prendere ormai da immagini sempre più forti, ecco che poi la scrittura si dirada e deve diradarsi, cioè non si può scrivere con la stessa energia man mano che gli anni passano, quindi. Per poi, ecco, come è successo per esempio a Montale o ad altri grandi vecchi, aspettare una fase in cui si cambiano proprio le prospettive, non sei più, ecco, un giovane o un adulto che guarda il mondo in un certo modo, lo guardi in un modo magari più disilluso e lì cambia proprio la stilistica e tu trovi una nuova energia proprio a dire cose, le stesse, basta, ecco, prendere una poesia di Montale del 25 e leggere una del 75. In quei 50 anni si vede come Montale stesso ha avuto la fortuna, quella longevità, di prendere in giro le cose che aveva scritto 50 anni prima. Tipo in un brano dice, mezzo secolo fa sono apparsi i cuttlefish bones, dice, che era gli ossi di seppia in inglese, quindi riesce persino a scherzare sul titolo. Ecco, vorrei arrivare a una cosa del genere.